temi dell'umano. La narrazione della bioetica a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'appuntamento di Bioetica. Lo scorso 2 e 3 ottobre la Diocesi di Roma ha celebrato per la prima volta ufficialmente la giornata per la custodia del creato con una veglia di preghiera e con un incontro di formazione che ha messo a fuoco le principali sfide ambientali che incombono sulla capitale e sulle grandi aree metropolitane per assicurare a tutti un ambiente più salutare. Ne parliamo con l'ingegner Pierfranco Ventura, segretario della STES, Scienziati e Tecnologi per l'Etica dello Sviluppo, che insieme a Green Accord e al Centro per la Pastorale della Salute, presieduto da Don Andrea Manto, ha organizzato l'evento. Sono stati fatti tanti e tanti convegni, se ne parla in tutti i modi, a livelli mondiali. Aggiungerci anche noi come associazioni culturali o ambientali potrebbe essere un'ulteriore voce che dice solo bisognerebbe fare. I cittadini ormai sono ben stanchi di sentire solo parole. E quindi anche noi potremmo non servire a nulla se anche questa giornata fosse l'ennesimo appello a dire curiamo l'ambiente, preoccupiamoci, eccetera. Dagli interventi che si sono succeduti è emerso tra l'altro che la sfida ambientale può avere anche dei risvolti economici molto importanti. Una diversa crescita che crea posti di lavoro, soprattutto poi per i giovani. Non si può parlare di decrescita felice, anche se si vuole intendere magari un giusto cambiamento dei stili di vita, ma non è quella la strada, altrimenti se è intesa più o meno salotto buono non si conclude nulla. E invece l'altro aspetto che forse è rimasto un po' nascosto è l'enorme possibilità che reti di no profit e profit possano dare un impulso a questo settore, nel senso che la documentazione delle nuove tecnologie con i suoi contributi e con i suoi limiti, scelte non sotto la pressione del consumismo e del profitto, ma anche invece e soprattutto della responsabilità e della solidarietà, però in maniera realistica, perché si può travolgere in un giorno tutto un'utopia dei sogni. Altra cosa concretissima è che tante persone, esperti che sono in pensione, invece di fare i consulenti e continuare sul loro più o meno individualismo d'attività, sono ben contenti di poter fornire la loro esperienza, mettere a disposizione di tutti, in specie dei giovani, e quindi di dire facciamo quello anziché quell'altro. Non è la panacea questa, non è che adesso con questo risolviamo tutto, per carità, però un bel contributo lo dà, perché l'innovazione oggi è cresciuta esponenzialmente e poi fondamentalmente tutti gli errori fatti dall'uomo con la tecnologia è solo l'uomo che li può correggere, non ci può essere una natura che da sola, come fanno certi biocentristi o ambientalisti super conservatori, per cui non si può toccare nulla, che erano delle paralisi incredibili. Questa prima giornata celebrativa per la custodia del creato rappresenta comunque un primo seme, anche in attesa della enciclica papale sull'ecologia, per coinvolgere il maggior numero di persone possibili intorno a questi temi. Solo la Chiesa sta prendendo veramente coscienza di sensibilizzarsi su questi temi per promuoverli concretamente, per passare all'azione. Un esempio è quello del più recente, quello sulla Terra dei Fuochi, dove veramente lo scempio che si è fatto sullo scarico dei veleni e i danni ambientali, e solo la Chiesa ha cercato di alzare la voce, perché sennò non si è fatto praticamente niente. L'idea che la diocesi possa sensibilizzare concretamente e che questa rete di no profit e profit possa contribuire senza sostituirsi alle istituzioni, agli enti pubblici e privati, quindi è tutta una problematica estremamente ricca e interessante che tra l'altro ricrea speranza che qualcosa si può fare.